Buonasera, tentativo affaticante di registrare un video sui libri che ho a casa ma che debba ancora leggere. Affaticante perché questo setup non è proprio comodissimo, confortevole in particolare per la mia schiena. Ora un attimo che mi siedo su questo sgabellino e provo a spiegarvi. Allora, quella che vedete qui è questa libreria ad albero che qualche mese fa vi avevo già mostrato su Instagram perché è un acquisto abbastanza recente. Montarla fu, no, sono troppo basso. Montarla fu un vero e proprio inferno. Questa inquadratura è veramente una merda, ragazzi. Il bello è che ci ho passato un'ora, per cercare di posizionare il treppiede, la ring light, in modo da inquadrare in modo decente questa libreria, ma non ci sono riuscito. La mia schiena ringrazia, perché dovete sapere che tutti i libri che debba ancora leggere sono tutti posizionati qui in giro per il resto della casa, tra cui anche la libreria che utilizzo come sfondo quando registro tendenzialmente i video sui libri, sono tutti libri già letti. Quelli che ancora devo leggere li tengo qui nell'atrio, che è, diciamo, il punto nel quale passo più volte durante la giornata, quando entro, quando esco. In questo modo posso vederli più volte durante la giornata, a memento del fatto che debba ancora leggerli, capito? E piccola parentesi, mi sto già staccando la schiena. Montare questa libreria d'albero fu un incubo. Quindi, se vi sembra carina, simpatica, oh ma che graziosa questa libreria d'albero, la compro anch'io. No, non fatelo. Non fatelo perché montarla è veramente un incubo. A meno che non abbiate qualcuno disposto a montarla per voi, si intende. Alcuni, se avete guardato gli ultimi book haul, già li avete visti. Alcuni magari no. Sono parecchi, non tanti quanti immaginate, forse perché sono migliorato molto da questo punto di vista, cioè rispetto agli acquirenti compulsivi, seriali, rispetto agli accumulatori di libri che su YouTube circolano e che conosco, nonché non ne faccia parte, faccio ancora parte del club. Però diciamo che ho intrapreso una via di salvezza, cioè sto accumulando molto meno rispetto a un po' di anni fa, ho i jeans che mi stanno scendendo a dei livelli veramente indecenti. Quindi, facciamo che inizio a mostrarveli. Ovviamente, se li conoscete o se li avete già letti o se pensate che qualcuno di questi meriti più di altri, insomma, una sorta di priorità di lettura, me lo dite, ok? Non so se mi sono spiegato. E perdonatemi ancora sia per la luce che per l'inquadratura, che temo farà veramente, veramente cagare. La fotocamera è impostata in modalità automatica proprio perché mi era impossibile regolare l'esposizione in questo modo. Insomma, non lo so che cosa cacchio succederà. Partirei dall'alto. Tra l'altro, nell'inquadratura non sono neanche riuscito a farla stare tutta, cioè la parte bassa non la vedete, vabbè. Allora, partirei dall'alto con Gore Vidal. Ok, non so se lo vedete perché sono completamente sparaflesciato. Questo è Il giudizio di Paride. Io di Gore Vidal lessi. Devo di nuovo sedermi sullo sgabello, ragazzi. Scusate un attimo. Cioè, facciamo tipo che abbasso un po' l'inquadratura. Ecco. Tipo una cosa così. Cambiano cippa? Dicevo io di Gore Vidal, forse così un po' meglio. Di Gore Vidal lessi anni fa La statua di sale, un libro che mi venne consigliato dalla mia amica Elisabetta ed è diventato a tutti gli effetti, penso, uno dei miei libri preferiti. Top 10 sicuramente, top 10 proprio in assoluto. Per cui mi ero promesso di leggere altro di Gore Vidal. Tempo fa mi è capitato di trovare questa edizione. È un libro usato ma conservato benissimo, un'edizione Fazzi, perché Gore Vidal in Italia è pubblicato da Fazzi. E insomma sta ancora attendendo, ma sento di poter dire che lo leggerò sicuramente entro l'anno. Ditemi se conoscete questo scrittore o se avete letto questo libro. Poi, non fate caso alla disposizione perché è piuttosto random, piuttosto casuale, non c'è un vero e proprio nesso nel modo con cui sono disposti i libri, se non in alcuni casi. Infatti, sotto Gore Vidal vediamo un libro che non c'entra assolutamente niente, se non per la colorazione della copertina. Questo è J. Christoph,
Nevernight, mai dimenticare. Allora, penso che abbiate sentito parlare di questa trilogia fino alla nausea. Io ho soltanto il primo libro, che tra l'altro acquistai proprio alla sua pubblicazione in Italia, risalendo a me nel 2019. Cioè, subito ero veramente in hype, lo volevo leggere a tutti i costi. Poi, complice il fatto che alla sua pubblicazione ci furono dei problemi di stampa e quindi questo libro andò sold out. Forse dovete aspettare qualche settimana prima di riuscire ad accaparrarmelo, insomma non ricordo di preciso com'è andata. Sta di fatto che quando è arrivato a casa mia la mia voglia di leggerlo era un po' passata e quindi è rimasto lì in coda. Tra l'altro ai tempi aveva appena cambiato lavoro, ecco, c'è da dire questo. Per cui ero molto, molto preso, sempre molto stanco. Andai un po' in una fase di blocco del lettore e quindi questo libro è passato in carreggiata. Poi, nel frattempo, ho ascoltato, insomma, parere e recensioni dei libri successivi che, insomma, non erano così positivi come lo erano stati per questo libro. Quindi, sapendo che i due libri successivi non sono proprio a livello, ecco, la mia voglia di approcciarmi a questa trilogia è un po' scemata, devo dirvi la verità. Poi, i libri che vi mostro ora credo li abbiate già visti in un recente Bucall. Se non avete visto il Bucall, molto molto male. No, ve lo dico perché qui tagliamo corta. Allora, qua ci sono tre Adelphi. Questi vi li ho mostrati tutti e tre in uno degli ultimi Bucall perché sono acquisti recenti. Quindi, insomma, vi faccio vedere velocemente. Sono Il velo dipinto e Pepe o Epepe, giuro che non ho ancora capito quale sia la pronuncia corretta, scusate. E poi Paranoia di Shirley Jackson. Vicino c'è questa bellissima edizione di Arsenio Lupin, anche questo ve l'ho mostrato di recente, ne sono sicura. E qui sotto invece abbiamo. Allora, qua c'è un errore perché questo libro di Anais Nin con la Colleges l'ho letto, in realtà l'ho letto, quindi da qua lo devo spostare, non c'è capito niente. E abbiamo poi un po' di letteratura giapponese, quindi andiamo proprio sui classiconi, Yukio Mishima, o Mishima molto più probabilmente, Colori Proibiti. Mishima è uno dei pochi autori giapponesi a piacermi molto, moltissimo. Sapete che non ho proprio un ottimo rapporto in linea generale con la letteratura e la narrativa giapponese in particolare, non con quella contemporanea più che altro, però alcuni autori, fra cui in particolare Mishima. Concordiamo, Mishima. Ciò che ho letto di lui, credo di aver letto 3 o 4 libri, quindi non tantissimi, perché è stato molto, molto prolifico come scrittore, mi è sempre piaciuto particolarmente. Questo è l'unico suo libro che io abbia acquistato, ma che debba ancora leggere, ed è qui. Fatemi sapere, nel caso in cui l'abbiate letto, se insomma, che cosa ne pensate. Poi, cerchiamo di disporli anche un attimino con un senso. Sono un po' compulsiva su questa cosa, non in modo eccessivo, ma un pochino sì. Ecco, allora, qui sotto c'è un libro cult, un libro che c'è un po' di polvere, devo ammetterlo, forse dovrei anche un attimino spolverare. Un libro che fino a un po' di mesi fa era introvabile. Poi di recente è stato ripubblicato da un'altra casa editrice, quindi insomma potete tranquillamente acquistarlo, seppur in un'edizione diversa. Sto parlando di Casa di Foglie. Questa è l'edizione originale, o quantomeno la prima arrivata in Italia, ormai fuori catalogo da un sacco di anni, quella Mondadori per capirci, che tra l'altro riporta delle immagini e dei colori molto belli. Allora, questo è un libro che mi procurai più o meno per caso, non ho paura di star seduta, ragazzi, scusate. È un libro che mi procurai più o meno per caso un po' di anni fa, lo ottenni tramite scambio. Con uno di voi, con una ragazza, era conosciuta comunque grazie al mio canale YouTube, al mio vecchio canale YouTube. A lei evidentemente non interessava e me lo inviò. Ne fui molto, molto lieto perché mi interessava procurarmi questo volume che già ai tempi era o stava diventando introvabile, però poi di fatto non l'ho mai letto. Non l'ho mai letto perché, come sapete, ha la particolarità di. Non ce la fai, a bilanciare tutto questo white.
lo so, c'è un po' di sparaflesciamento, comunque un libro che ha un'impaginazione molto molto particolare, a cui si aggrega poi la narrazione, i contenuti, di preciso non lo so perché non l'ho mai letto, non l'ho mai letto perché ammetto che questi testi un po' sperimentali, scritti con queste strutture anomale, un po' eclettiche, da una parte mi affascinano, dall'altra cozzano con la mia pigrizia, cioè mi viene sempre da domandarmi: ma il contenuto varrà la candela? Cioè, varrà la pena di sbattersi per capire come approcciarsi a questo libro? È un libro di contenuto o è un libro di struttura? Ho sempre un po' questo problema, e ci sono alcuni casi nei quali effettivamente non mi è andata benissimo. Vedi il celebre S, che a me infatti non è piaciuto e non sono riuscito a terminare. Magari questo libro è qualcosa di completamente diverso, però mi sono sempre sentito un po' frenato, tant'è che ancora devo leggerlo. Poi, facciamo tipo così, ecco. Qua c'è un thrillerone, io ho sempre qualche thriller, diciamo, di scorta da leggere. I thriller per me sono i gialli in generale, anche un po' i noir. Sono quei libri ai quali mi rivolgo proprio nei momenti in cui non voglio concentrarmi, cioè nei momenti in cui voglio intrattenermi spegnendo il cervello. Ecco, diciamo che per me tendenzialmente i thriller, i noir sono, appartengono a un genere che mi intrattiene senza impegnarmi. Sono poi il mio guilty pleasure, quindi ne ho sempre uno o due da leggere in caso di bisogno. Non ricordo come perché abbia scelto questa pubblicazione in Audi, si tratta di Il gioco di Lewis. E non so dirvi molto a tal riguardo, sinceramente è un libro comunque che acquista aiuti usato da libraccio, probabilmente dopo averne sentito parlare finì sulla mia wishlist nel momento in cui l'ho trovato usato, in occasione l'ho acquistato. Poi qua sotto ci sono altri tre libri Adelphi, anche questi ve li ho già mostrati, tranne forse questo, in imbucco recente, quindi vediamo di tagliare corto. Peter Cameron, Gli inconvenienti della vita, il secondo libro della trilogia di Tito di Gormenghast, che ecco, questo lo leggerò sicuramente entro fine anno, perché l'anno scorso ho riletto il primo. Volevo aspettare che Adelphi pubblicasse anche il terzo in questa edizione, ma sta un pochino titubando. Quindi forse prima di rimuovere nuovamente tutti i ricordi nei confronti del primo libro, conviene leggere il secondo. E poi Perturbamento di Thomas Bernhard, che mi era stato consigliato l'estate scorsa da un amico, me lo sono procurato piuttosto prontamente, ma poi insomma non l'ho ancora letto. E questo in realtà non è proprio vero dire che non l'abbia ancora letto, ve lo mostro, ma sicuramente l'anno scorso, post lockdown, l'avrete visto ovunque perché io l'ho trovato ovunque, quindi credo che per voi sia lo stesso. Cerchiamo di non strusciare le scarpe contro il muro bianco. Grazie, porca boia, ci ho dato una strisciata, ragazzi, cazzo. Allora, questo è Spillover. È un libro che venne spammato ovunque l'anno scorso ad Adelphi perché, insomma, più o meno parla di un qualcosa che riguarda anche il Covid, cioè di come possano avvenire delle pandemie sulla base del fenomeno dello spillover, cioè come determinati patogeni che teoricamente infettano determinate specie ad un certo punto, sotto determinate condizioni, possono fare un salto di specie, che è quello che è successo con il Covid-19. Questo libro però in realtà non parla del Covid-19 perché quando è stato pubblicato ancora non ha. Covid-19 ancora non esisteva, quantomeno ancora non si era diffuso. È una lettura molto interessante che ho letto in parte, non integralmente, perché non è narrativa, ma non è neanche un saggio. Cioè, è una sorta di è una cronaca romanzata, però molto interessante, molto peculiare, molto informativa come cronaca, ma ecco, dal punto di vista narrativo, perché prova a raccontare un po' dei fatti veri assolutamente, di pandemie che sono state contenute al contrario del Covid, prova a farlo simulando un po' le peculiarità magari di un libro giallo, no? Così da rendere la lettura più avvincente. Ecco, non ci riesce proprio tantissimo, cioè si avverte tanto la cronaca, per cui leggerlo tutto di fila diventa un po' indigesto, un po' pesante da leggere, però è una lettura assolutamente consigliata, che prima o poi completerò. Io più che altro ho letto le parti che più mi interessavano, in particolare quella relativa all'HIV, per esempio.
Qua sotto ci sono due libri fantasy, questo acquistato di recente, non so se ve l'ho mostrato in un book haul, ma sicuramente su Instagram, Il viaggio di Alla di Naomi Michizon, recente pubblicazione di Fazzi Editore, è una sorta di classico che a quanto pare in Italia non era mai stato pubblicato finora, breve. Non l'ho ancora letto, e questo invece mi è capitato di trovarlo usato ed è Neverworld di Marisha o Marissa, non mi ricordo mai, di Marisha Pessl, della quale anni fa lessi e credo di averne anche parlato in un video, anzi sicuramente Notte Americana, un noir molto particolare, bellissimo, lettura straconsigliata. Questo è un fantasy addirittura young adult, quindi l'ho acquistato non tanto perché è interessato all'incipit della trama, che neanche ricordo, ma proprio perché ero curioso di vedere come l'autrice si fosse approcciata a un genere e anche a un target di riferimento completamente diverso da quello di Notte Americana. Sta ancora aspettando, però. Poi qui sotto c'è un libro che mi è capitato di acquistare l'anno scorso in occasione al supermercato di un'autrice che conosco abbastanza, non benissimo, nel senso che di lei ho letto qualcosa, mi è sempre piaciuto, e questo è uno dei suoi libri più famosi, ossia L'assassino cieco. E lei è Margaret Atwood. Questa è un'edizione TEA economica, dovrebbe essere una sorta di thriller con una struttura matrioska. E questo è un libro che mi ha regalato l'anno scorso un amico che ancora non ha iniziato perché è diciamo, il preludio, una saga che non ho ben capito di che genere sia, ma comunque gigantesca, ossia Emmerich di Valerio Evangelisti. Qui polvere veramente ovunque, ragazzi. Vabbè. Poi, dando un attimino di sollievo alle mie ginocchia, perché sto veramente spaccando per fare questo video, che cazzo di idea mi è venuta in mente. Allora, qui sotto ve li mostro, anche se non è un libro quello che sto per mostrarvi, però effettivamente è correlato alla letteratura. Sono degli oracoli, una variante dei tarocchi per capirci, non so nemmeno io bene la differenza, quindi non chiedetemela, correlati al mondo della letteratura. Ora, se volete vederli, se volete saperne di più, me lo dite, magari lo facciamo in un video a parte o su Instagram, ma può darsi che ne abbiate già sentito parlare. Io li ho scoperti proprio grazie a Instagram. Ci sono varie autrici considerate per qualche motivo delle streghe collegate al mondo della letteratura, cioè sono tutte scrittrici. Una delle prime, delle più note, che tra l'altro sta anche riportata in copertina, è proprio Shirley Jackson. Io ho comprato questo mazzo, tra l'altro molto economico, ma anche imballato molto bene, cioè veramente grazioso, proprio perché diciamo, come oggetto da collezione, ecco, ve ne mostro giusto una per capirci. Questa è Agatha Christie. Ok? Perché io non leggo le carte, i tarocchi, non ho la minima idea di come funzioni, assolutamente no. Li ho comprati semplicemente per collezione. Tra l'altro anche il retro è molto molto grazioso. Non so se potete vederlo perché la luce è veramente molto forte. E avvicinando c'è un limite, ciò che la fotocamera in automatico riesce a compensare, per capirci. Ok, se volete saperne di più me lo fate sapere. Allora, qui sotto all'ultimo, diciamo, gradino della parte destra della libreria c'è Francesco Bianconi, Il Regno Animale. Francesco Bianconi è il cantante dei Bostel, per capirci. Questo è un libro che non so se leggerò mai di fatto, mi è capitato di trovare in offerta l'anno scorso, la scorsa estate al supermercato, e l'ho acquistato perché da bambino non ho idea di quante volte abbia visto il film tratto da questo libro, ossia Matilde di Roald Dahl. E il film, credo l'avete visto tutti, è Matilda sei mitica, Italia 1, Canale 5 l'avranno replicato almeno 50 volte, credo. E poi qui c'è un libro, anche qui, acquistato più che altro per simpatia nei confronti dell'autore, ma sinceramente non credo che lo leggerò mai perché non lo sentite di ogni, ossia L'inganno della morte di Will Whoosh. Eccolo qua. Era un po' più giovane, effettivamente. È invecchiato anche lui, come tutti. Grazie al cielo abbiamo quasi finito, perché la mia schiena sta gridando vendetta. Allora, qui c'è
Un libro parecchio consumato, nonostante ancora debba leggerlo, perché insomma ce l'ho da parecchio tempo, ed è Armand il vampiro della mia amatissima Anne Rice. Fa parte delle cronache dei vampiri. Ora, voi sapete che a me Anne Rice piace molto, però in realtà non ho letto tutti i suoi libri, neanche tutti quelli appartenenti alle cronache dei vampiri, perché si tratta di una saga un po' particolare, cioè non è che i libri vadano effettivamente letti necessariamente in ordine. Tranne forse per i primi tre, ecco, della serie. Da un certo punto in poi, diciamo che ogni libro è un po' una biografia di uno dei personaggi di questo mondo, no? Delle cronache dei vampiri, per cui è possibile leggerli un po' in qualsiasi ordine si voglia. Armand il vampiro è un libro che ancora non ho letto e me lo sono portato dietro perché sì, perché mi andava di portarmi dietro qualcosa di Rice e mi sono portato un testo che ancora dovessi leggere ed è qua. Non appena mi tornava la voglia di immergermi in quelle atmosfere lussuose, ma al tempo stesso decadenti, ecco qua. Qua ci sono, allora un attimo, questi li lasciamo un attimo da parte perché sono un discorso diverso. C'è il secondo libro di Vodka Inferno, di Vodka Inferno ve ne ho parlato di recente in un video sulle ultime letture. Questo è il secondo, Baciami Giuda. Me lo sono procurato avendolo trovato in libreria, però ancora lo devo leggere. Anche questo sicuramente lo leggerò entro la fine dell'anno, sperando che nel frattempo l'autrice pubblichi il terzo, che non ho capito se dovrebbe essere l'ultimo oppure no. Allora, i libri che ho lasciato da parte, continuiamo un attimo a lasciarli da parte perché prima voglio mostrarvi gli ultimi tre presenti nel primo, diciamo, scalino della libreria. E sono il Celeberrimo Ragazze Elettriche di Naomi Alderman. Il titolo originale è Power, non so sinceramente per quale motivo in Italia il titolo sia stato alterato così tanto, ma lo presumo, cioè sicuramente per cavalcare quest'onda di, insomma, di femminismo, di girl power, quindi per attrarre l'attenzione di un certo tipo di pubblico. È stato un libro estremamente controverso. Me lo sono procurato ormai credo un paio di anni fa, tra l'altro ho usato, seppur tenuto in ottime condizioni, devo ancora leggerlo, penso di essere veramente l'ultima degli ultimi che ancora debba leggerlo. Poi di Andrea Assiman, Variazioni su un tema originale. Andrea Assiman lo conosciamo e amiamo tutti in funzione di Chiamami col tuo nome, e di cui alla fine ho ceduto e qualche settimana fa, qualche mese fa, ho anche visto il film su Netflix che mi è piaciuto. Non è bello tanto quanto il libro, però è una buona trasposizione, devo dire, degna, degna. E, però poi di Asiman ho sentito parlare un po' in tutti i modi, non sempre bene, spesso parecchio male, quindi ho titubato e continuo a titubare. Non vorrei, ecco, che si infrangesse quell'illusione cristallizzata che ho di Asimov come scrittore. Forse preferisco ricordarlo e conoscerlo unicamente in funzione di Chiamami col tuo nome. Però magari no, magari vale la pena di leggere anche questo libro, me lo fate sapere. E questo, sinceramente, non ricordo come perché lo abbia acquistato. Sicuramente me lo aveva consigliato qualcuno di voi, non ricordo in quale circostanza. Ricordo solo che dovrebbe trattarsi di un fantasy atipico, molto più maturo rispetto alle apparenze, e ricordo anche di aver provato un senso di disagio nel sapere che l'autore, poco conosciuto in Italia, ma molto amato negli Stati Uniti, credo, pur essendo giovane, è mancato qualche anno fa. E questo, ed è la vita di Tara. In Italia non credo che se ne sia parlato molto, anzi forse per niente, forse perché è stato pubblicato da un editore piccolo, ossia Gargoyle. E i libri che stavo lasciando da parte sono quelli relativi alle collane alle quali mi sono abbonato, ossia da una parte quelli di Dungeons and Dragons che vi ho già mostrato. Ora non ve li mostro tutti, ma qua ci sono delle pile, sono ancora in cellofanati, cioè non so più dove metterli perché lo spazio è veramente un problema. Ok, questi sono quelli di Dungeons and Dragons che tra l'altro ho iniziato. Sono due saghe, diciamo, separate. Io ho iniziato a leggere quelli relativi a Raistlin, ho
ossia quelli relativi a Dragonlance. Poi farò un video per spiegarvi anche un attimino questa cosa, perché per gli amanti del fantasy, secondo me, meritano parecchio. Ma adesso qui diventa complicato. E alta collana alla quale sono abbonato, ci sono i classici della RBA. Alla quale però, ecco, questo abbonamento però l'ho disdetto recentemente, non me ne arriveranno altri, perché per quanto queste edizioni di classici siano belle, meravigliose, la collezione, da una parte vorrei averle tutte, dall'altra molti di questi libri, ho guardato l'intero catalogo, effettivamente non è che mi interessi così tanto averli, a prescindere dalla bellezza delle edizioni, per cui ho dovuto dire basta. Ora vi mostro il primo che mi è capitato in mano, che è ancora in cellofanato, perché anche qui devo trovare dello spazio per questi libri, ed è La peste scarlatta di Jack London. Prossimamente dovrò decidermi a ordinare una libreria da mettere in camera. Volevo già comprarla l'estate scorsa, poi ho rinunciato perché non avevo voglia di montarla, neanche ora ho voglia di montarla. Però mi serve, perché oggettivamente a questo punto serve. Ho anche lasciato una parete vuota in camera proprio perché sapevo che prima o poi avrei dovuto o voluto acquistare una libreria, e penso che sia arrivato il momento di farlo. Dopo oltre un anno, perché ormai è quasi un anno che vivo qui, credo che sia proprio il caso. Bene, ragazzi, questi sono direi tutti i libri che ho a casa ma che debba ancora leggere. Spero che il video sia risultato decente, guardabile, parlo a livello di inquadrature, di luci, di tutto. Non ero preparato a questo tipo di situazione. Vi mando un saluto, come sempre aspetto i vostri commenti. Ciao, scusate. No. Mi ha distratto dal devo display perché mi sembrava che non stesse registrando e ho pensato, oh mio Dio, ci ha parlato tutto questo tempo senza che la fotocamera si stia registrando. No, no, tutto ok, stava registrando. Ciao ragazzi.